Salomone fu il secondo e ultimo re di Israele, figlio di David e Bezzabea, una donna bellissima e sola, in quanto suo marito Uria, un ufficiale ittita al servizio del re di Israele, era sempre lontano, impegnato in operazioni militari. Volendo attirare l'attenzione del re, Bezzabea aveva preso l'abitudine di fare il bagno nuda sul terrazzo della sua casa, dove poteva essere scorta e ammirata da David. Così, fra i due, nacque una relazione molto intensa, al punto che David non poteva stare separato da lei nemmeno per pochi giorni. David diede quindi ordine al comandante dei suoi eserciti, Joab, di affidare a Uria le missioni più pericolose, mettendolo sempre in prima linea negli scontri più duri e nelle scalate alle mura delle città. Fu così che Uria perse la vita e sua moglie Bezzabea finì tra le sue braccia. Il piacere di David fu però guastato dal rimprovero e dalla maledizione del profeta Natan, che gli proibì persino di costruire il tempio al Dio di Israele che aveva in animo di erigere. Dio non avrebbe gradito un tempio costruito da un uomo empio e dissoluto come lui. Intanto Absalom, suo figlio prediletto, tramava per togliergli il trono. Fu sconfitto e morì mentre fuggiva, rimanendo impigliato ai rami di un albero con le sue lunghe chiome. David cadde nella più cupa disperazione. Alla sua morte fu Salomone a succedergli, al quale restò il compito di erigere il primo tempio mai costruito al Dio di Israele. Di questo leggendario tempio sappiamo ben poco, solo che Salomone era in ottime relazioni con il re di Tiro, Iram, che gli mandò i tronchi dei pregiatissimi cedri del Libano per reggere la copertura della grande costruzione. Gli mandò anche le sue maestranze e i suoi architetti dal momento che nessuno in Israele aveva mai costruito nulla di simile. È quindi lecito immaginare che il Tempio di Salomone avesse caratteristiche simili a quelle di quasi tutti i templi orientali. Un grande quadriportico con un monumentale ingresso al cortile interno, dove sorgeva l'altare per i sacrifici, e il santuario vero e proprio, dove doveva officiare il sommo sacerdote. Ciò significa che Salomone doveva essere un sovrano di mente aperta, libero dal fanatismo dei profeti, secondo i quali non si dovevano avere relazioni con i popoli idolatri che andavano invece sterminati. David era stato un sovrano guerriero che aveva esteso i confini di Israele oltre il Giordano, a est e a nord, fino a Damasco. Salomone preferì coltivare il buon governo, abbandonando programmi aggressivi ed espansionistici, per dedicarsi a buone relazioni diplomatiche con i re confinanti e dell'area orientale allo sviluppo economico del suo paese. In questa luce va considerata anche la leggenda della regina di Sheba, o Saba, secondo la quale la sovrana, sentito parlare della saggezza di Salomone, volle incontrarlo di persona, portandogli doni ricchissimi. Nella tradizione etiope, i due avrebbero generato un figlio di nome Menelek, capostipite dei sovrani locali. La regina avrebbe anche ottenuto di togliere una flotta nel golfo di Ezion-Geber, a Caba, per commerciare con i paesi dell'incenso e della mirra. Nel libro dei re si dice anche che Salomone, andando avanti negli anni, sposò molte principesse straniere, che lo convinsero a seguire i loro culti idolatri. In realtà, egli fece come tutti i re orientali che prendevano in moglie le figlie di re confinanti o di sovrani potenti per accattivarsene le alleanze. C'è poi il notissimo aneddoto delle due donne che avevano partorito contemporaneamente, una delle quali aveva perso il figlio appena nato. Pare che quest'ultima avesse scambiato il proprio bambino morto con quello vivo dell'altra donna, la quale però si appellò al re, che le interrogò tutte e due. Capendo che non sarebbe mai venuto a capo del problema, Salomone avrebbe ordinato a una guardia di tagliare il bambino vivo in due
e di darne metà a ciascuna. Una disse che le stava bene, l'altra invece supplicò il re di dare alla rivale il bambino affinché avesse salva la vita. Salomone riconobbe subito in lei la vera madre. Una bella storia, quasi certamente inventata, che rende bene l'immagine di un re saggio e giusto. La sua fu dunque una specie di età dell'oro, in cui il paese era in pace e prospero. Saggezza e virtù di Salomone dovettero anche significare una sorta di indipendenza del potere politico da quello religioso. Il Tempio di Salomone diventò il simbolo della nazione, perché nei suoi penetrali si credeva che fosse presente Yahweh, il Dio di Israele, ma solo in spirito. Non c'erano effigie né immagini al di fuori dei due cherubini scolpiti sull'arca dell'Alleanza. Prima che sopraggiungesse la morte, 930 a.C., Salomone divise il suo regno fra i due figli maschi. Roboamo avrebbe regnato a Gerusalemme sul regno di Giuda a sud, che comprendeva la tribù di Giuda e di Beniamino, mentre Geroboamo sarebbe stato a capo del regno di Israele a nord, che comprendeva tutte le altre tribù. Questo regno durò meno di due secoli prima di cadere sotto gli Assiri, mentre quello di Giuda sopravvisse fino al 587 a.C., quando fu conquistato dal re di Babilonia Nabucodonosor, che deportò il re Sedecia e buona parte del popolo a Babilonia, dove a lungo fu esule sognando il ritorno al Tempio di Salomone. Fu Ciro il Grande, re dei Persiani, a liberarlo e a consentirgli di tornare sotto la guida di Nemia. Questi, con il denaro persiano, restaurò, non si sa con quali caratteristiche, il Tempio di Salomone.